Bimbe, buongiorno! Che giorno è oggi? Il giorno dove andiamo a prendere il gatto! E siete contente? Sì! Vi siete svegliate prestissimo, siamo sveglie dalle 7:50. E adesso sono le 10:30, dove dobbiamo andare prima? Andiamo a messa, dobbiamo prendere il foglio per l'iscrizione al catechismo e subito dopo, finalmente, andiamo a prendere il gattino. Gattino! Sì, amore, siete felici? Oggi ce lo spupazziamo tutto con calma. Bisogna aspettare che lui da solo si ambienti in casa e con noi, ok? Quindi non iniziate a prenderlo subito in braccio, a strapazzarlo troppo, perché altrimenti si spaventa e poi facciamo più fatica. Va bene? Okay. Allora adesso andiamo in chiesa, ci vediamo dopo. Ani, vieni. Siamo uscite a prendere una boccata d'aria dalla chiesa, vero? Ti stavi un po' stancando, amore? Mamma tra pochi minuti, la cosa che hai detto a me. Che tu sei stata battezzata in questa chiesa. E il prete che sta celebrando la messa oggi è il prete che ti ha battezzata. Sì, quella di Vanessa dove si è un'altra chiesa. Dove ti sei sposata. Esatto, nella stessa chiesa invece dove mi sono sposata io è stata battezzata, sì. Vanessa. Corriamo, vediamo chi arriva allora. Amore, non corriamo perché... No, non si corre, dai. Ecco. Non farti male, non cadere. Manca veramente poco, lo sai che tra un'ora andiamo a prendere Gin? Gin. Ti piace il nome Gin o vuoi cambiarlo? Sì, mi piace. Poi noi siamo fortunatissimi perché domani la tua scuola, e quella anche di Vanessa, è chiusa. E siamo a casa perché ci sono le lezioni a Faseggio e quindi è chiusa. Lo so. E quindi possiamo stare tutto il giorno con il gatto. Il primo giorno in cui sarà in casa nostra, anzi il secondo, possiamo stare tutto il giorno con lui. A few moments later. Shh, Ani, non dire niente, ok? Andiamo, bimba, andiamo. Mamma, guarda che non c'è Anastasia. Come non c'è Anastasia? No! Ma è uscita prima di noi. No. Dai, che ci sta aspettando. Siamo in ritardo. Dai, ma dov'è? Ani! Dove è rimasta fuori? Ma sì, vai a controllare. Dov'è? Ani! Muoviti che dobbiamo andare, il gatto ci aspetta. Andiamo? Sì! Ciao! Anche sei Monella, eh? Beh, eccoci, pronte ad andare a prendere il nostro gattino. Ciao! Grazie. Senti la Sissi. Anastasia, mi raccomando, non avere paura perché vuole solo giocare con te. Solo il pensiero mi viene da ridere. Ragazzi, mi sono dimenticata il trasportino e quindi sto tornando alla macchina perché non sono abituata ad avere un gatto. Ragazzi, siamo in macchina e guardate un po' chi c'è con noi. Ciao amore. Gin è qui con noi. Però possiamo chiamarla come vogliamo. Come ti piacerebbe chiamarlo? Non ti piace il nome Gin? A me piaceva Gas. Ma non me lo ricordo mai. Gin, come Gino? Chiamalo Gino. Okay. Adesso andiamo a casa e seguiamo, Vanessa, tutti i consigli che ci ha dato l'allevatrice e faremo vedere ai nostri iscritti che cosa faremo per lui, va bene? Dove siamo, amore? Adesso lui sta cercando di ambientarsi in questa stanza, ok? Hai capito perché l'allevatrice ci ha detto di chiuderlo in una stanza per 2 o 3 giorni? Così che lui si abitua a noi e alla casa, altrimenti se noi lo lasciamo libero, lui si nasconde da qualche parte e noi non lo troviamo più, anche perché casa nostra è abbastanza grande. Adesso abbiamo messo la pappa di Gin e l'acquetta. E Vanessa sta cercando di farlo giocare, ma lui è nascosto. Ragazzi, prima si stava buttando via il giochetto con il pesciolino. Sì, voleva giocare. Dov'è Gin? È nascosto. Guarda! Allora stava, aveva ragione, mi piace. Mi piace il bidet a Gin, guardalo. Ciao amore! Mamma, sono felicissima! Amore. Oggi è il primo giorno, domani è il secondo giorno, domani possiamo fare quello che vogliamo, magari possiamo andare, possiamo prendere in braccio, mettere la settimana e guardare tutti quanti i gatti insieme. Certo, coccolarlo tantissimo, Da tantissimi gattini. Sei felice, amore? Mm-hmm. Adesso mangia, che non abbiamo ancora pranzato. Sì, e poi mangio la carne. Va bene. Guardate, ragazzi.
è il nostro Gin, Gasper, c'è chi lo chiama Gasper e c'è chi lo chiama Gin. Anastasia vuoi provare a prendere Gin per la prima volta? Tienilo Ani, è un gatto. Vai mamma, prendilo. Prendilo. Ferma. Allora, vediamo invece Vanessa come se la cava a tenere il gatto. Come te la cavi? Sentite, gli vogliamo pulire le zampine? Sì. Vediamolo un po'. Ciao amore. Ciao amore. Ti tira sulla zampetta, che la pulisco. Tutta, vabbè, lo volevo fare io. Avete paura a prenderlo? Ma io no, cosa stai dicendo? Avete timore, come ma avere guarda, un bambino. Guarda, guardate che bello, guardate come gli piace. Guardate come gli piace. È rilassato. Quando arriverà la spazzola lo sciacquiamo tutto bene, dopo lo pettinammelo tutto morbido, fisso. Sì, allora Vanessa, aspetta che ti do una salvietta, tu te lo devi mettere coccoloso come se fosse un bimbo, hai visto come l'ho tenuto io adesso? E poi lo carezzi, è come se gli fai un massaggino. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ah, ho tirato fuori la linguetta. Piano perché sennò si agita e si innervosisce. Vedi che vuol scappare? Ok ragazzi, stiamo piano piano cercando di prendere confidenza col gatto, fare in modo che lui si abitui a noi. Quindi ogni tanto, quasi sempre, entriamo in bagno, giochiamo con lui. E dove lo troviamo sempre? Nel lavandino. Quindi credo che a lui piaccia proprio tanto il lavandino, ma anche il bidet, mi hanno detto, forse i posti più freschi. Ci vediamo più tardi perché adesso lo lasciamo un pochino riposare. Allora, facciamo merendina col kiwi, brava, e i compiti, bravissima. Poi andiamo a vedere come sta Gasper, vediamo se sta facendo la nanna oppure no. Poi stasera andiamo fuori a cena. Dovremmo lasciarlo da solo. E lo lasciamo un pochino da solo, amore, vabbè, si deve anche abituare a star da solo. È maturo. È molto maturo questo kiwi. È già, è buono, vero, è dolcissimo, perché io li compro maturi, perché a me piacciono così. Se no è aspro e non riesco a mangiarlo, mi brucia lo stomaco, invece così sono buonissimi. Lo sai che il kiwi è il frutto che ha più vitamina C? Sì, c'è chi pensa che sia l'arancia, invece il kiwi fa benissimo. Quindi finisci il tuo kiwi, finisci i compiti, perché è il kiwi, anche l'arancia ha tanta vitamina C, ma il kiwi ne ha di più. Brava. Quindi finisci la merenda, finisci i compiti e poi andiamo a vedere come sta Gasper, ok? Ok. Prima... Allora Ani, andiamo a vedere come sta. Dov'è? Eccolo lì, sempre lì dentro, da lì non si muove. Veramente spero che domani mattina sia un pochino più felice, perché lo vedo molto triste, amore. Ciao cucciolo, sei stanco? Eh? Sei tanto stanco, vedi? Amore, lascialo tranquillo, guardate che tenerone che è. Oh, la pallina! Prova a dargli la pallina, vediamo se la vuole o se a quest'ora è stanco e vuol dormire. Magari vuol far la nanna. Comunque Anastasia è ancora un cucciolo, ha 3 mesi. Infatti, questa pallina c'è una ciotola. Ci sono dei campanellini, no? Una ciotola. Eh sì. Allora, Ani, ascoltami. Adesso noi andiamo a dormire, ok? E lo lasciamo tranquillo. Domani mattina, ragazzi, insieme a voi veniamo a vedere come sta. Va bene? Ciao, buonanotte. Ciao. A domani. Stasera non avete visto, noi abbiamo cambiato copertina del video, vero mamma? Il banner, sì. Abbiamo messo un'altra copertina, perché poi si cambiano quando le sono già da tanto tempo. Voi la cambiate? E diteci se vi piace. Adesso si è sdraiata. Si è sdraiato, un maschio. Si è sdraiato, ma adesso è tornato su. Lascialo tranquillo, che magari riusciamo a vederlo in faccia. Dai, lascialo tranquillo. Lo lasciamo tranquillo, che il primo giorno che è in casa nostra si deve ancora abituare, va bene? Papà è bravo a costruire, vero? Ah sì, è stato bravissimo, guardate che bello. Se si assomiglia alla femmina, scrivetelo nei commenti e diteci se si assomiglia un po' alla femmina. Guarda il faccio. Il musino, perché è un musino molto delicato, guardate che bello. Buonanotte Gasper. The next day.
Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata, le bimbe stanno ancora dormendo, oggi sono a casa perché la loro scuola ha fatto da seggio e quindi oggi è chiusa. Vado a vedere come sta Gasper, la sua prima notte in casa nostra. Ieri, come vi ricordate, era molto spaventato, non siamo riusciti a fare un granché con lui. Quando tentiamo di avvicinarci, insomma, rimane un attimino un po' sulle sue. Andiamo a vedere come sta. Gasper. Ciao amore, buongiorno. Ok ragazzi, guardate, Gasper è molto molto più attivo stamattina, è molto meno spaventato e soprattutto ho notato che è molto più curioso. E sapete perché? Perché guarda fuori dalla porta del bagno, quindi vorrà sicuramente uscire e noi, se vorrà, glielo faremo fare. Allora ragazzi, si è svegliata Anastasia e la sua prima richiesta è stata: andiamo a vedere il gattino. Noi siamo già stati, Anastasia. Metti le ciabattine, brava. Lo vedi? Lo spiamo noi ragazzi dalla serratura della porta. No, perché sennò quando noi non ci siamo, non sappiamo se è davanti alla porta, non guardiamo da qua. Vabbè, guarda che oggi può uscire se vuole, eh. Anzi, Gasper, c'è Anastasia, Gasper. Ah, era lì, Gasper. Adesso sai cosa facciamo, Ani? Gli teniamo la... Vai, vedi Ani che oggi ha meno paura? Poi scappa, lo stesso, perché l'ho notato anche con me. Un pochino e poi... Io direi di fare così, Anastasia. Oggi pomeriggio, piano piano, togliamo il tiragraffi e lo portiamo in sala, ok? Così lui... No, dici di lasciarlo qua ancora un giorno. Ma no, è meglio che stia in sala, così lui esce. Adesso si sta lavando perché ha fatto la pappa. Lo lasciamo tranquillo 2 minuti, tu fai colazione e poi veniamo a giocare. Ha mangiato, sì. Vedi, Ani, che oggi è più tranquillo? Avete visto, ragazzi? Oggi non ha tanto timore. Si fa avvicinare, si fa coccolare. Non bisogna stargli troppo addosso, secondo me. Dopo un po' si stufa, come tutti i gatti del resto. È bellino, amore, si sta lavando perché ha mangiato, che lui è pulito. Ah sì, guarda che è pulitissimo. Hai visto, amore? È pulitissimo. Senti, come lo vedi? Guarda, guarda che si fa le unghie, guarda che gioca. Guardalo oggi, come bello sveglio, sì. Sono contenta, brava Anastasia. Bravissimo, amore. Oh, mi fa veramente felice vedere. Ma anche te. Bravo amore, faccio io? Dammi. Grazie. E Gasper. Gasper. Vieni. Gasper, vieni, guarda. Ma devi fare un altro, lui gli piace anche l'altro. No, gli piace anche così. Oh, che bello. Sei contenta, Ani? Sì. Sei contenta. Guarda, lo portiamo fuori, guarda. Gasper. No, vabbè, mi piace così. A lui piace così, sì. Guarda il mio ragazzo. Guarda, guarda. Che saltone! Super Gasper abbiamo! Gas, andiamo! Mi sto lasciando lì dentro per un pochino. Ma sì! Eccolo lì, vuol giocare oggi il nostro cucciolo. E oggi vuol giocare il nostro cucciolo. Che bello, piace a salire la sala di dentro. Oh, non si fa niente, No, lo so che non si fa niente. Però magari sbatte contro il tiragraffi. Ok, Ani, io ti preparo da mangiare. Intanto ti do un consiglio: lasciamo la porta aperta e vedrai che Gasper oggi è. Oggi. No, Gasper deve uscire dal bagno, eh. Ma ci sono le porte aperte su. Adesso andiamo a chiuderle. Non ti preoccupare, guarda che vuol giocare. Hai visto? Stavo giocando con te. Comunque vieni a mangiare, non ti preoccupare. Un fantasma è arrivata Vanessa. Dritta, dritta a vedere come sta Gasper. Gasper adesso si sta riposando. Ha giocato tantissimo. Vanessa stamattina appena mi ha visto era qua. Mi è venuto vicino, guardava dove c'è il cibo perché aveva fame, gli ho messo da mangiare
E adesso ha giocato tantissimo con Anastasia. Allora, ho deciso di lasciare la porta aperta del bagno, perché mentre io ero qua stamattina, lui con la testina si rivolgeva verso la porta del bagno e guardava fuori, perché secondo me è incuriosito e vorrebbe uscire, ok? Quindi diamogli sicurezza, lasciamo la porta del bagno, se vorrà uscirà, va bene? Guarda come gioca stamattina, eh? Ok, bimbe, è appena arrivato il pettine per pettinare il gatto. Bravo, amore! Ciao, gatto! Piano, 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 coccoli, coccoli, coccoli. Sì, un attimo. Coccoline a gas. Aspetta che chiudo la... Ani, chiudi la porta della cucina, che se va in cucina. Vediamo se va. Lasci, io sono curiosa di vedere. Se lo lasci... E se va sotto il divano? Pazienza. Ma secondo me va in bagno. No, no. Dove hanno il pettine? Ciao, gas. Ciao, amore. Ci fai vedere i tuoi occhietti? Va, ne accarezza. Bravissima, ciao amore. Guardate cosa le piace a lui. Mi piacciono le coccoline vicino al collo. A sera noi lo facciamo quando è sera, meno poi si dorme e più tranquillo questa notte, vero? Certo. La stasera noi lo facciamo meno più tranquillo. Allora, dalla testa in giù, così, così, coccoline, così, così. Oh, ma non riesco io. Ecco, fai tu. Volevamo provare il pettinino di gas. Amore, no, amore. No, amore. Mi fanno te? Ma sì, dai, lasciamo stare, fa niente. Quindi ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollice in su. Vabbè, lasciate il pollice in su. E se avete qualche animale, scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!